Essa è attualmente retta dal vicario che, come tutti i casi di avvicendamento del titolare, svolge con pieni poteri le funzioni assegnate al prefetto, la cui sostituzione verrà valutata nel quadro generale del movimento dei prefetti. Sentivo in coda la preoccupazione per un eventuale accorpamento della prefettura, quella tuttavia, come l'interrogante ricorderà, non dipende dalla volontà del governo, ma da due variabili, una legata a una legge approvata nel corso della legislatura retta dal governo Monti, che prevedeva una soppressione del 20% delle prefetture sul territorio nazionale, l'altra variabile, quindi non è detto però che questo piano vada in porto, perché l'altra variabile, come lei sa, è legata alla delega della recente riforma Madia, che a sua volta prevede una del tutto diversa organizzazione degli uffici della prefettura sul territorio. Grazie, Presidente. Grazie sottosegretario, l'onorevole Giacobbe ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sì, io ringrazio il sottosegretario, il governo. La risposta che è stata fornita soddisfa in parte le esigenze che sono state rappresentate e che credo abbiano bisogno di ulteriori approfondimenti e scelte. La coesione sociale può essere messa in crisi da episodi gravi, ma anche dal clima che quegli episodi generano e la percezione della sicurezza è tutt'uno con il livello di sicurezza stesso e anche la percezione di insicurezza, tanto più quando la realtà non è, insomma, inventata, ha bisogno di interventi, di presenza, di affidabilità. Così come la difficoltà ad accogliere va affrontata con una gestione corretta e condivisa dell'accoglienza. E il clima di sicurezza deve essere appunto percepito da tutti, dai nativi ma anche dagli immigrati, per poter essere fatto vivere in modo virtuoso dagli uni e dagli altri. Sul primo ambito di questione, è importante che si sia proceduto ad un'intensificazione dei controlli e degli interventi con il potenziamento del personale impiegato, cosa che appunto, torno a dire, testimonia la necessità di quel potenziamento. Non deve essere un fatto episodico, deve essere confermato nelle forme che potranno essere definite dal confronto e dalla collaborazione tra le istituzioni centrali e quelle locali. L'intervento del sottosegretario conferma anche che le segnalazioni precedenti, che noi abbiamo richiamato nella nostra interpellanza, avevano già attivato interventi specifici con esiti che non risultano trascurabili a testimonianza del fatto che erano appunto praticate attività di spaccio. Devo dire che la presenza di slot machine, per quanto installate secondo la vigente normativa e regolarmente autorizzate, non significa che quelle installazioni, in presenza di una gestione assolutamente discutibile in quel tal locale, ma forse non solo in quello, siano fonte di comportamenti critici. Tutto questo, comunque, non aveva dato esito a una chiusura di un locale che è situato in una zona molto frequentata, soprattutto in un certo periodo dell'anno. Quindi mantenere attenzione e dare visibilità all'azione di controllo di intervento, assicurare una presenza adeguata soprattutto in determinati periodi dell'anno. Come dicevo, appunto, un'occasione di confronto diretto tra governo, amministrazioni dello Stato centrale, enti locali e forze del territorio, un po' strutturata, insomma, che abbracci l'insieme di queste cose e che quindi dia sostanza a ciò che sta accadendo già nella collaborazione fra le istituzioni in quella zona, può essere appunto una sede per mettere a punto accordi e impegni utili. Circa l'accoglienza dei profughi, dei migranti, io confermo appunto che c'è stata un'evoluzione rispetto al mese di luglio. Questa accoglienza che riguardi richiedenti asilo ma anche persone in fuga da condizioni di povertà e privazioni, ripeto, deve avere un occhio al futuro di una comunità che invecchia. Ha certo bisogno di una politica nazionale, su cui ora non è il caso di soffermarsi, che si è data comunque dei propri strumenti che sono stati in parte, e programmi che sono stati in parte richiamati, e di uno snodo, ci dica il governo quale, la prefettura, un altro, tra responsabilità e strumenti centrali e responsabilità e strumenti locali. E quindi, in particolare, insomma, l'affermazione che la sostituzione del prefetto verrà valutata nel quadro generale dei movimenti dei prefetti, insomma, appare, come dire, un po' fuori tempo rispetto alle cose che abbiamo appreso ieri. Già dicevo appunto nell'illustrazione dell'interpellanza che cosa noi intendiamo per presenza dello Stato nei territori. Io sono convinta che la proliferazione di uffici e sedi decentrate dei diversi ministeri nelle province sia negativa. La riforma, soprattutto la delega,
per la riforma della pubblica amministrazione affronta questo tema spingendo verso la costituzione di entità unificate da questo punto di vista. Altra cosa è non riconoscere a ciascuno dei territori provinciali la necessità di un presidio che abbia il rango giusto, se così posso dire. Io chiedo quindi al Governo di affrontare una discussione su questo punto nelle sedi parlamentari ove ci sia appunto nell'attuazione della delega il caso e nei territori interessati, perché la corrispondenza fra gli strumenti e l'autorevolezza della presenza di ciascuna istituzione nei territori e la condizione di quei territori è sicuramente molto forte e va fatta appunto in uno spirito di collaborazione istituzionale assolutamente deciso. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente 2-1065 degli onorevoli Locatelli ed altri sulle iniziative volte a migliorare le procedure di identificazione e di rimpatrio dei migranti alla luce della vicenda che ha interessato 69 immigrate trattenute presso il centro di Ponte Galeria a Roma. Onorevole Locatelli, prego per l'illustrazione. Grazie. E altri e altre 90 tra colleghi e colleghe. In questi mesi sono stati effettuati nel Mediterraneo centinaia di salvataggi, per fortuna. Io voglio richiamare l'attenzione di quest'Aula e del Governo su uno di questi salvataggi avvenuto a metà luglio e che ha salvato la vita di 69 donne di presunta cittadinanza nigeriana provenienti dalla Libia.